Ciao amici di Ironfolks, Volksfest 2016, sono in compagnia degli Evendim che hanno suonato un paio d'ore fa sul second stage del festival. Allora, sono tanti perché sono in sette, quindi ce la gestiamo un attimo con le domande. Io mi guardo intorno, decidete voi chi risponde. Allora, innanzitutto parliamo del progetto Evendim. Chi siete? Come nasce il gruppo? Da quanto è in attività? In attività dal 2008 e poi ci sono stati vari cambi di formazione, vabbè, cantanti, chitarristi, e ora stiamo per registrare un album, stiamo in procinto di registrare l'album e speriamo di continuare così. Ok, un nuovo album in arrivo, quindi cosa puoi dirci? Quali saranno le tematiche dei brani, quali saranno le tematiche testuali dei brani che andrete a presentare e qual è la direzione più o meno del vostro stile? Vedevo sul palco che usufruite sia di tastiera ad esempio che di fisarmonica, quindi la componente folk è molto alta. Oltre al folk direi che ci sono anche influenze fantasy e molte anche influenze contemporanee sui temi anche che possono essere, diciamo, quello del divertirsi e dell'evadere dai problemi di tutti i giorni e che quindi, diciamo, si concretizza in dei pezzi anche, diciamo, alcolici, va bene, se si può dire, ok? Le interviste prima di questa le abbiamo fatte tutte con alcol qua davanti. Ah, ecco, quindi allora è una cosa piuttosto normale, direi. Niente, poi che cosa dire? Soprattutto sono questi i temi che ci, diciamo, che ci contraddistinguono. E poi, chissà, quello che viene, ecco, anche, diciamo, influenze power vengono molto accettate, senza problemi. Ok, mi parlavi anche del fantasy. Avete qualche filone di fantasy particolare a cui fa riferimento? Qualche autore o qualche band specifica? Direi Tolkien, direi, perché effettivamente, diciamo, che la prima canzone in cui ci siamo esibiti stasera, che si chiama proprio Evendim, e praticamente è un nome tolkieniano, di una regione, di un lago e soprattutto anche una parola elfica che significa il momento in cui cala il sole, va bene? E quindi, diciamo, abbiamo preso questo nome un po' anche per immergerci in questo mondo fantasy, proprio perché non vogliamo, diciamo, tralasciare sia quello che è il folk e il fantasy, ecco, perché sono due forti, diciamo, ingredienti della nostra musica. Ok, allora, questo album su cui invece state lavorando è il vostro primo lavoro discografico, giusto? O no? Diciamo che ufficialmente abbiamo fatto già un EP dal titolo Old Boozer Tales, e sono sei pezzi inediti, e il prossimo album ne conterà perlomeno 10. Ecco, questa, diciamo, è la nostra mira futura. E niente, sicuramente l'album conterrà una canzone dal nostro primo lavoro, dal titolo Whiskey on Fire, e una canzone di questo Old Boozer Tales. Poi, diciamo, tutto il resto saranno inediti, composti negli ultimi periodi. Perfetto. Allora, questo è il vostro primo anno sul palco del Folk Festival. Come avete visto il pubblico del festival e come vi pare abbia recepito la vostra musica, la vostra proposta musicale? Essenzialmente la vostra fortuna qui al nord è che avete qualche metallaro in più che da noi in Toscana, e quindi è stata recepita, direi, abbastanza bene. E
secondo me il nostro lavoro è proprio quello di futuro, proprio quello di improntarci sul farci conoscere il più possibile anche in questi festival, perché ho visto che comunque ci sono dei riscontri molto più positivi che anche in concerti singoli. Al proposito, quali sono le date più immediate e più importanti che avete adesso nel vostro futuro immediato, se ne avete? Ma effettivamente a oggi non è come? A oggi, se mi ricordo bene, non abbiamo niente in programma, però diciamo, aspetta, passo. Cioè, siamo un attimo in pausa per poter arrangiare le ultime canzoni da sistemare e poter registrare l'album, insomma. Quindi per ora live, a meno che non capiti qualcosa di grosso, però per il resto non. Interessante, di un po' più importante nel senso. Ok, il discorso che hai toccato tu, quello è interessante, il metal al nord piuttosto che in Toscana. La Toscana comunque, cioè, è patria di alcuni gruppi metal anche rilevanti del panorama italiano. E vedi molto più viva comunque la scena nordica? Guarda, ti posso fare il riferimento di ora che è poco. Che siamo stati al concerto di Lacuna Coil a Vinci. Effettivamente c'è più seguito qua. Ora non è che non c'era nessuno, ecco, chiaro. Però vedo un riscontro diverso qua, vedo. Anche un'organizzazione differente, proprio. E anzi, per questo sono anche un po' invidioso di voi, ecco. Perfetto, allora io direi che con gli Evendim è tutto. Folkfest 2016 per Iron Folks, ciao!